Prego, segretario, procediamo con l'appello. Oggi seduta d'aggiornamento del 16 gennaio 2024, ore 19:20. Allora, Argentino presente. Artini, Avola, Biondo assente, Campailla, Cannata, Cannizzo assente, Dieli assente, Fiore presente, Gravina, Greco assente, Iaguez assente, Mascolino assente, Nicastro sì, Noto, Pelligra assente, Prelati assente, Romano Sallemi, Roberta Scuderi assente, Sigia assente, Speranza assente, Vinci Guerra, Zorzi assente. Dodici assenti, dodici presenti. La seduta è valida. Sta entrando in aula il consigliere Pelligra. Mi è pervenuta una PEC dal della consigliera Noto. Costituzione gruppo politico De Luca per Vittoria Sud. Signora Presidente, la sottoscritta Rosetta Noto, consigliera comunale con la carica di vicepresidente del Consiglio Comunale, con la presente volevo comunicarle alla signoria vostra per gli interventi di competenza che da oggi in Consiglio Comunale si costituisce il nuovo gruppo politico De Luca per Vittoria Sud chiama Nord. Il gruppo politico di cui sopra sarà composto dalla scrivente e dal consigliere comunale Cesare Campailla. La scrivente assumerà il ruolo di capogruppo in consiglio comunale. Cordiali saluti, Rosetta Noto. Quindi da questo momento viene costituito il gruppo politico Sud chiama Nord, e quindi anche le commissioni, per la commissione trasparenza ora verrà di nuovo variata, sarà portato in consiglio comunale. Bene, dopo le comunicazioni passiamo al punto 3, che la seduta era stata aggiornata, registro delle eredità immateriali di Vittoria e Scoglitti, istituzione e approvazione del regolamento. Prego, assessore. Funziona. Grazie Presidente, grazie. Signori consiglieri, l'amministrazione comunale di Vittoria ha aderito all'associazione dei comuni denominata Europassione. Vi ricordo naturalmente che questo lo possiamo fare per la tradizione del Venerdì Santo. L'associazione dei sindaci, per perfezionare la nostra adesione, ha chiesto che il comune approvasse, quindi il consiglio comunale approvasse il regolamento cosiddetto delle eredità immateriali, registro delle eredità immateriali. Per intenderci meglio, lo faccio anche per me stesso, la legislazione naturalmente divide i beni in beni naturali, che sono quelli che la natura ci ha dato, e i beni culturali. A loro volta i beni culturali si dividono in beni culturali materiali, cioè quelli che possono essere visti come architettura, dipinti, sculture, tutto ciò che è fisicamente tangibile, e in beni culturali immateriali,
tutto ciò che non è fisicamente tangibile, ad esempio come una lingua o un dialetto, il folklore, le feste, le ricette, tutti i beni immateriali che nel corso degli ultimi decenni sono stati regolamentati dall'UNESCO, dallo Stato e dalla Regione siciliana. Ad esempio, la Regione, così capiamo di cosa stiamo parlando, nel 2008 ha dichiarato beni immateriali l'opera dei pupi. Nel 2013 è stata riconosciuta come bene immateriale la dieta mediterranea, nel 2014 la vite di Pantelleria. Questi sono i beni immateriali della Regione siciliana, e appunto la legislazione prevede nei comuni anche che vogliono farlo l'istituzione del registro delle eredità immateriali nei seguenti libri o ambiti. Per esempio il libro delle celebrazioni, feste e pratiche rituali, dove possiamo noi iscrivere la nostra sacra rappresentazione del Venerdì Santo. Il libro dei mestieri, saperi, tecniche, cioè rivalutando l'antico artigianato della nostra zona. Il libro dei dialetti. Devo dire a questo proposito che Vittoria è una delle poche città della Sicilia ad avere almeno 4 volumi sul suo dialetto, che sono stati realizzati dal professor Giovanni Consolino. Abbiamo pubblicato negli anni dal 1986 in poi, quindi da questo punto di vista noi non abbiamo niente da imparare, diciamo, dagli altri. Poi il libro delle pratiche espressive, tradizioni musicali, coreutiche, drammatiche, canti popolari, quindi una volta erano anche ascoglitti, ho sentito, è stata fatta una ricerca da una dottoranda sui canti dei pescatori della nostra zona. Poi il libro dei tesori umani viventi, è stato riconosciuto il poeta dialettale, il cantastorie Giovanni Virga d'Avola, il libro degli spazi simbolici. In base a questa impostazione e seguendo le indicazioni che ci viene dall'Europassione, l'amministrazione comunale ha predisposto il regolamento che sottoponiamo alla vostra attenzione stasera. La Commissione Cultura in data 30 novembre ha dato parere favorevole all'unanimità, come anche all'unanimità si sono proposti degli emendamenti per correggere alcuni refusi, e c'è la proposta di modifica. Ringrazio quindi i signori consiglieri per la loro attenzione e mi auguro che questo provvedimento passi all'unanimità, perché noi faremo, diciamo, un ulteriore passo avanti nel recupero delle tradizioni e della storia di questa città. Grazie. Prego, consigliere Prelat. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, amministrazione, gentile segretaria. Io intervengo nella qualità di presidente appunto della commissione che è stata appena menzionata dall'assessore Monello, commissione cultura, scuole, servizi sociali, sport, proprio perché abbiamo dibattuto di questo registro all'interno della commissione, e devo sottolineare come ancora una volta i lavori della commissione si sono svolti in un clima di grande collaborazione, partecipazione, così come devo dire è sempre accaduto all'interno di questa commissione, e anche questa volta siamo addivenuti a delle proposte concordate, a degli emendamenti concordati, proprio per dare il nostro contributo al fine di migliorare quello che è uno strumento che è già l'UNESCO nel 2003 mise a disposizione delle comunità, e che diventa importante soprattutto per non far disperdere appunto questo patrimonio di conoscenze, di competenze, di tradizioni per le future generazioni, perché il rischio è quello che
dei beni immateriali, seppur immateriali, ma in ogni caso culturali, che fanno parte del patrimonio di una comunità, devono essere preservate. E quindi è un'iniziativa importante questa. E sono convinto che anche questa sera daremo il nostro contributo per approvare questo registro. Fra l'altro, lo dico sorridendo, ogni tanto ci lasciamo andare in questa sede pure a battute scherzose: se la Regione ha inserito l'opera dei pupi all'interno di questo registro, noi siamo pienamente titolati come Consiglio Comunale a poterlo fare, visto che ogni tanto ci lasciamo andare pure qui dentro a situazioni un po' particolari. Ma lo dico con tutta la simpatia del caso, perché è rivolto ovviamente innanzitutto a sottoscritto. Quindi buon lavoro e grazie ai componenti della Commissione per aver dato il proprio contributo. Grazie. Io direi il regolamento è formato da 11 articoli. Ci sono alcuni articoli che sono emendati, l'articolo 8 che viene emendato e poi l'articolo 8 bis che è un'aggiunta. Io direi o di leggere solo l'articolo 8 e poi, perché l'emendamento è stato fatto dalla Commissione, deve trovare ingresso in aula l'emendamento. E allora sull'ordine dei lavori io direi o leggiamo l'intero regolamento articolo per articolo o leggere solo l'articolo che viene emendato dalla Commissione. Il Consiglio si esprime. Posso? Presidente. Prego. Io sul regolamento, che è sicuramente un regolamento, come è stato spiegato, importante, noi non essendo presente in commissione, non conoscendo i passaggi, io sarei, siccome sono 11, non sono, se sarebbero 30 magari, staremo tutta la notte, ma ho visto anche da lontano che non sono tante, io sarei del parere di leggerle. Poi ci soffermiamo anche all'ottavo, dove ci sono gli emendamenti, come sono combinati, e poi dopodiché andremo a votare articolo per articolo, oppure mentre che vengono lette li votiamo. Bene, in ogni caso io ho fatto sull'ordine dei lavori, c'è la proposta articolo per articolo, va bene. Allora, regolamento del registro dell'eredità e beni immateriali di Vittoria e Scoglitti, articolo 1. Il Comune di Vittoria istituisce il registro dell'eredità e beni immateriali, denominato REI, al fine di identificazione dell'inventariazione dei beni culturali immateriali del territorio comunale per una loro adeguata salvaguardia e una corretta valorizzazione, promozione e trasmissione alle giovani generazioni. Votiamo per l'articolo 1. Prego, segretario. Prego, sì. Sì, ma il primo appello, la prima chiama la dobbiamo fare. La prima chiama la dobbiamo comunque fare. Prego, segretario. Argentino. Sì. Artini. Avola. Biondo. Campailla. Cannata. Cannizzo. Assente. Dieli. Assente. Fiore. Sì. Gravina. Sì. Greco. Assente. Iaguez. Mascolino. Assente. Nicastro. Favorevole. Noto. Pelligra. Prelati. Romano. Sallemi Roberta. Scuderi. Assente. Sigia. Assente. Speranza. Assente. Vinci Guerra. Zorzi. Assente. Sedici favorevoli, l'articolo 1 viene approvato. Articolo 2. Il Re raccoglie il patrimonio culturale e materiale che è costituito, articolo 2 della Convenzione UNESCO
dalle pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, abilità, come pure gli strumenti, gli oggetti e i manufatti e gli spazi culturali ad essa collegata, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono come parte della loro cultura. Questo patrimonio culturale e materiale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalla comunità e dei gruppi che, in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e la loro storia, e fornisce loro un senso di identità e di continuità, promuovendo così il rispetto per la diversità culturale e per la crescita umana. Votiamo per l'articolo 2, se non ci sono, mi scusi Assessore, che votiamo l'articolo 2, se non ci sono osservazioni, chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. L'articolo 2 viene approvato. Articolo 3, la città di Vittoria si assume la responsabilità anche etica, c'è un errore, etica della tutela dei valori culturali, storici, antropologici della comunità, d'eredità, nonché della loro conservazione e trasmissione, promuovendolo a tale scopo la partecipazione di tutti i portatori di interessi quali attori privilegiati del processo di salvaguardia della cultura, della storia e della cultura, della tradizione e del territorio di competenza. Votiamo per l'articolo 3, Assessore Nicastro. Siamo in fase di votazione. Articolo 3, chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Articolo 4, scopi istituzionali del REI sono assicurare la tutela, la sopravvivenza, la vitalità, la peculiarità e la trasmissione intergenerazionale delle eredità immateriali tradizionali, favorire la consapevolezza e la valorizzazione del patrimonio culturale e storico, dell'insieme dei beni culturali e dei luoghi significativi del territorio, del passaggio e delle tradizioni di Vittoria e Scoglitti. L'articolo 4, se non ci sono osservazioni, chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. L'articolo 4 viene approvato. Articolo 5. Il REI è istituito per assolvere, favorire e promuovere nei confronti dell'eredità e dei beni immateriali di Vittoria e Scoglitti le funzioni, le attività e i fini indicati di seguito: ricerca, individuazione, identificazione e redazione dei relativi inventari, tutela, salvaguardia e protezione, documentazione tramite metodologie visuali, fotografiche, sonore e di scritture dirette a garantire la conservazione, la perpetuazione e la trasmissione dell'eredità e dei beni immateriali per mezzo di memorie durevoli, studio e divulgazione, formazione, educazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alla popolazione in età scolastica giovanile, informazione, promozione e valorizzazione, attività intese a garantire l'accessibilità, nonché ad assicurare la pubblica condivisione e partecipazione dei beni e delle informazioni disponibili. Prego, segretario, mettiamo ai voti, perché è entrato il consigliere Scudero. Allora, Argentino. Favorevole. Artini. Avola, Biondo, Campailla, Cannata, sì. Cannizzo, assente, Dieli, assente, Fiore, sì. Gravina, sì. Grego, assente, Iaguez, sì. Mascolino, assente, Nicastro, favorevole. Noto,
Pelligra, Preladi, Romano, Sallemi Roberta, assente. Scuderi. Sallemi, sì. Ah, sì. Non si sente. Scuderi. Sì. Sigia, assente. Speranza, assente. Vinci Guerra. Zorzi, assente. Saranno 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 17 voti favorevoli, l'articolo 5 viene approvato. Articolo 6. Il patrimonio culturale e immateriale si manifesta nei seguenti ambiti: le tradizioni ed espressioni orali, compresa la lingua come veicolo del patrimonio culturale immateriale, le arti dello spettacolo, le pratiche sociali, riti e feste, le conoscenze e pratiche concernenti la natura e l'universo, l'artigianato tradizionale, le pratiche agricole tradizionali. Se non ci sono, non è uscito l'assessore Avola, prego segretario. Non è uscito. Ah, è in aula. Se non ci sono osservazioni, quindi chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. L'articolo 6 viene approvato. Articolo 7. La richiesta di iscrizione dei beni immateriali al REI può essere avanzata da comunità, gruppi, individui. Deve essere inviata al Comune di Vittoria utilizzando una delle modalità indicate sulla relativa modulistica. Nelle richieste devono essere indicate dati identificativi del proponente, individuazione topografica di riferimento, tipologia, denominazione e descrizione dell'eredità immateriale proposta per l'iscrizione nel registro, evidenziandone il valore e il significato per la comunità cittadina, documentazione del bene immateriale o dell'attività oggetto della richiesta, fotografie, disegni, video, registrazione sonore, trascrizione o altro, eventuali riferimenti bibliografici, ogni altra informazione considerata utile dalla comunità proponenti. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione eventualmente disponibile allo scopo di descrivere l'attività o il bene immateriale oggetto della richiesta, nonché di illustrare le rilevanze e il valore per la comunità di riferimento e per il territorio. Se non ci sono osservazioni all'articolo 7, chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiara. L'articolo 7 viene approvato. Allora, prima di leggere l'articolo 8, ci sono un emendamento proposto dalla Commissione Scuola, Cultura e Servizi Sociali. Ha il parere favorevole del dirigente ed è al secondo comma che ora leggeremo, e poi c'è un altro articolo aggiunto che è l'articolo 8 bis. Allora, articolo 8, è istituita la commissione eredità immateriale del Comune di Vittoria con il compito di esaminare la proposta di iscrizione di prima dobbiamo mettere però i voti l'ingresso della mozione dell'emendamento, scusate. E allora mettiamo i voti l'ingresso dell'emendamento all'articolo 8 e l'articolo 8 bis. Prego, segretario. Si vota intanto per l'emendamento. Per l'ingresso dell'emendamento. Per l'ingresso dell'emendamento dobbiamo votare, se fa l'appello. Martini, Presidente, prima di che votiamo noi l'entrata dell'emendamento, l'emendamento intanto lo dobbiamo leggere, poi prima leggiamo l'articolo, poi guardiamo le mail, poi facciamo no, entrare. No, mi scusi, no. Non no, è così. No. Allora, siccome c'è un emendamento che poi è nell'intero articolo, c'è un emendamento presentato dalla Commissione che ha trovato parere favorevole e quindi lo mette a voto per entrare in aula. Poi, siccome verrà inserito nell'articolo 8, se qualcuno è contrario all'articolo 8 poi lo dichiara. Prego, segretario. Stavamo verificando.
l'ingresso dell'emendamento. Era venuto il dubbio se si vota l'ingresso dell'emendamento. Prima l'ingresso dell'emendamento. Anche quando ha già i pareri. Perché ha già i pareri, dico, e questo. Ma anche se hai i pareri, anche se hai i pareri. Però anche se c'hai i pareri. A me è venuto questo. Allora, siccome anche se c'è il parere deve trovare sempre ingresso un emendamento perché viene esterno, viene dalla commissione. No, perché poi inseriamo. Ma mentre che si legge l'articolo viene, si legge l'articolo e poi si dice che viene emendato. Presidente, ma prima lo deve leggere, sta benedetto. Sì, ma deve trovare prima ingresso l'emendamento. Ma l'ingresso, io come posso votare una cosa che io non so? Quando mai queste cose? Boh, se lei dice cos'è, lo dobbiamo votare in fiducia. No, non è una questione di fiducia, consigliere Artini. Addirittura il segretario mi dice. Addirittura il segretario mi dice neanche di mettere le voti perché è stato presentato da una commissione e c'è il parere. Quindi. Ma questo si legge dopo, quando io leggo l'articolo, viene emendato con questo emendamento e si vota poi. Gli emendamenti presentati. Ma scusi, quando io leggo questo e non si capisce l'articolo 8. Gli emendamenti possono essere depositati alla segreteria del Consiglio Comunale per consentire a tutti i consiglieri comunali di prenderne visione. Gli emendamenti presentati per iscritto durante la discussione possono essere posti in votazione durante la seduta previa acquisizione dei pareri di regolarità. Quindi la lo devo mettere ai voti. Secondo me sì, non c'è, non è consentito. Mettiamo ai voti. L'emendamento dobbiamo metterlo ai voti. L'ingresso ma... mettiamo ai voti l'emendamento. Però prima di mettere i voti l'emendamento, come dice, bisogna leggere l'articolo. Allora, siccome leggere l'emendamento, prima devo leggere l'articolo 8, perché se no l'emendamento. No, no, scusi, consigliere Artini, logico. Se io leggo solo l'emendamento e non leggo l'articolo 8, non si capisce di che cosa stiamo parlando. Secondo quindi dell'articolo 8. Allora, di solito si legge l'articolo. Poi al comma si dice che questo comma è stato, non è che io ritorno di nuovo nell'articolo. E questo era, ma prima devo votare, dobbiamo votare l'emendamento. Ma l'emendamento prima lo leggiamo, giusto? Articolo 8. È costituita la commissione eredità immateriale del Comune di Vittoria con il compito di esaminare le proposte di iscrizione, di conferma o di cancellazione del registro dell'eredità immateriale del Comune di Vittoria. La commissione istituirà annualmente il programma dell'eredità immateriale. Essa ha sede nei locali del castello e qua c'è dell'emendamento che prima era Castello dei Conti di Modica, Castello della Contea. Quindi io ora torno di nuovo indietro. Allora, perché dicevo votavamo prima, così si leggeva completo l'emendamento. Se io dico ora l'articolo che viene emendato, quindi ancora non abbiamo votato. Si vota. E punto, prima si vota l'emendamento. Però se non capiva, ha letto praticamente l'articolo per fare capire. Eh sì, però l'emendamento. Devo votare l'emendamento. E certo, se no è che si capisce. Prima l'emendamento. Bravo, e questo era. Prego, votiamo l'emendamento. Emendamento quindi al secondo comma, giusto, articolo 8. Sì. Va bene. Dobbiamo votare prima l'emendamento. Ok, allora. Facciamo articolo 8. Guardi, se mi scusi Presidente, lo dico al segretario generale. Allora,
prima si legge tutto l'articolo e poi si dice che l'articolo è emendato sul 2, sul 2 comma e c'è questo, questo e questo. Si legge l'articolo e si capisce com'è e se si voterà la... E questa è una novità. Allora, poi... consigliere Artini, non ma è... Ma io non ce l'ho la sfera di vetro, che non ce l'hai io. Ma non è palla. Questo, consigliere Artini. Ma... prego, segretario, votiamo l'emendamento. Prego. Presidente, io ho poi una domanda sull'articolo, nella sua interezza però. Ah certo, nella sua interezza. Quindi magari stiamo aspettiamo... votando... Per l'ingresso del... No, l'ingresso, l'approvazione dell'emendamento. Ah. Allora, Argentino, sì, Artini, Avola, Biondo, Campailla, Cannata, Cannizzo, assente, Dieli, sì, Fiore, sì, Gravina, Greco, Iaguez, Mascolino, sempre assente, Nicastro, sì, Noto, Pelligra, Prelati, sì, Romano, sì, Salemi Roberta, sì, Scuderi, sì, Sigia, assente, Speranza, assente, Vinci Guerra, sì, Zorzi, sì. Ok, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Io ne ho 20. 20 favorevoli, l'emendamento viene approvato. Allora, l'articolo 8 viene riletta e istituita la commissione eredità immateriale del Comune di Vittoria con il compito di esaminare la proposta di iscrizione, di conferma o di cancellazione del registro dell'eredità immateriale del Comune di Vittoria. La commissione istituirà annualmente il programma dell'eredità immateriale e essa sede nei locali del Castello dei Conti di Modica, viene sostituita con il Castello della Contea. La commissione è composta da 5 membri appositamente nominati dal sindaco, tra persone di elevato spessore culturale ed esperti in tema di salvaguardia, valorizzazione, promozione e trasmissione del patrimonio culturale immateriale. Dalla commissione è componente di diritto il sindaco o un suo consigliere delegato. In questo comma viene cassato di un suo consigliere delegato, viene cassato la parola consigliere. Da un suo delegato, perché prima diceva consigliere, ora da un suo delegato, quindi la parola consigliere viene cassato. Ma questo è un altro comma dell'articolo 8? Questo è sempre il comma dell'articolo 8. Con i pareri, giusto? Sì, con i pareri. Suo consigliere viene cassato, sì, no, con i pareri. Non c'è l'emendamento. Dalla commissione è componente un funzionario scientifico esperto della materia in cui trattasi, proveniente dall'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura. L'emendamento non l'abbiamo votato. Abbiamo votato l'emendamento all'articolo 8 e tutto... No, abbiamo votato l'emendamento, il secondo comma e l'articolo 8. Ora lei, leggendo, c'è un altro emendamento, ha un altro e allora comma dobbiamo votare questo emendamento. Bene, votiamo per il secondo emendamento, siccome è in unico foglio. Appunto dico, per questo ho detto io... Vabbè, allora, altro comma... Che comma era questo? Questo è sempre il comma 8, l'articolo 8 al comma 2. Quindi si cancella il consigliere. Comma 3 dovrebbe essere. E qua c'è il comma 2. Ma comunque. Allora, stiamo votando per quest'altro emendamento. Argentino. Sì. Artini,
Avola, Biondo, Campailla, Cannata? No. No? Cannata no? Ok, Cannizzo assente, Dieli, Fiore, astenuto, Gravina, Greco, non c'è? Greco, sì. Iaguez, Mascolino, assente, Nicastro, favorevole, Noto, Pelligra, Prelati, sì. Romano, sì. Sallemi Roberta, sì. Scuderi, no. Sigia, sì. Speranza, assente, Vinci Guerra, no. Zorzi, no. Quindi passa 13, sì. No, no, è più comunicato i conteggi. Allora l'emendamento passa. C'era il consigliere Vinci Guerra. Presidente, per mozione d'ordine, posso consigliere Vinci Guerra? No, nel senso che, Presidente, un invito, perché magari le motivazioni potrebbero essere delle motivazioni importanti, se dovesse esserci in futuro, anche nei prossimi articoli, un parere contrario rispetto a quello che è stato poi proposto dalla Commissione, se magari lo fa esplicitare, perché magari può trovare accoglimento. Cioè, io non lo so, io ho detto sì perché eravamo convinti di quella cosa in commissione, ma magari le perplessità loro potevano essere accolte anche da me. No, no, per la prossima volta sto dicendo di spiegarlo, ecco, così come avviene nelle commissioni. Prego. Sì, grazie Presidente. Buonasera a lei, buonasera all'amministrazione e ai colleghi consiglieri. Presidente, il motivo di questo voto, fermo restando che sono d'accordo, diciamo, da un punto di vista, ecco, procedimentale al quanto suggerito dal collega Prelati, io ritengo, Presidente, che regolamento di questa natura è soprattutto volto a tutelare quelle che sono, appunto, come dice la parola stessa, il patrimonio diciamo immateriale di una comunità cittadina, debba necessariamente trovare una rispondenza in quelle che sono le varie anime che compongono una comunità cittadina. E ritengo che privare della, diciamo, la possibilità che all'interno della commissione ci sia il componente del consiglio comunale, di un, diciamo, un delegato o del sindaco, anzi addirittura andrei anche oltre, perché vedete, così come è strutturata questo articolo, diciamo, si traduce in un appannaggio esclusivo da parte di chi in quel momento regge le redini dell'amministrazione, di dettare quelle che sono le linee o comunque tracciare quelli che sono i confini del patrimonio immobiliare di una comunità. Chiaramente non è così, non può essere così, a prescindere che oggi amministri l'amministrazione Aiello o che domani amministri un'amministrazione di qualsiasi altro colore. Allora io andrei in una direzione diametralmente opposta. Prevediamo che componente della commissione sia anche un consigliere, anzi due consiglieri, uno di maggioranza e uno di opposizione, affinché anche in quell'ottica, anche in quel contesto, ci sia la possibilità di sentire dalla via voce dei rappresentanti del popolo quali possono essere gli stimoli affinché, ecco, si tracci in maniera univoca rispetto al tempo che si vive in quel determinato momento, quelli che sono, ecco, i veri sentori di una comunità. Quindi io andrei in questa direzione. Sottoponiamo al
al Consiglio questo emendamento, ci auguriamo, ripeto, che trovi accoglimento, perché credo che sia a tutela, ecco, della dialettica, soprattutto legata diciamo, a esigenze come queste, che vanno ben oltre il dato meramente amministrativo, ma si legano alle tradizioni, alla cultura e quindi all'identità di una comunità cittadina. Quindi anticipo che stiamo proponendo predisponendo un emendamento che prevede che della commissione componente diritto il sindaco, ovviamente, e due consiglieri eletti tra le file delle uno della maggioranza e uno dell'opposizione. Grazie. Io penso che quello che ha detto poco fa il collega, sono d'accordo, ecco perché io ho detto prima leggiamo, poi dobbiamo capire prima. Ora, dopo una votazione fatta, non si può ritornare indietro dopo una votazione fatta. Quello che sta dicendo il collega, ma già una votazione per quell'emendamento che si è cambiato, se non è che possiamo fare più, si è presentato un altro emendamento su una votazione già fatta. E allora che facciamo? Allora il primo è andato, scusate. Cioè non è che qua il primo è andato a buon fine, cioè significa è stato votato positivo. Il secondo viene positivo. Qual è dei due che poi dobbiamo votare, che cosa? Dobbiamo rimodulare gli emendamenti, perché dobbiamo togliere un emendamento perché uno che non va più. Cioè mi faccia capire. Ma io lo devo, scusa, senza offesa, abbiamo. Sì, però noi già abbiamo votato, io lo chiedo al segretario generale, se presentando un emendamento si può annullare l'emendamento prima che è stato votato favorevolmente. Me lo può dire il segretario generale questo? Voglio capire questo. Per me per quello che hai detto tu, caro collega consigliere, ma dopo una votazione penso che c'è qualcosa che non va. Va bene, io se l'avremmo discusso prima, io sono d'accordo con Vinci Guerra. Grazie. Presidente, posso farle una domanda? Sì, ma a prescindere che uno lo leggeva o non lo leggeva, se io leggo l'emendamento al punto 2, cassare la parola consigliere, cosa si capisce? Vabbè, c'era Prelati, no, solo una e poi domanda. L'assessore che voleva dare spiegazioni perché, certo, il fatto del consigliere. No, solo ci sono sempre i maxi emendamenti, prego Prelati. Presidente, solo per chiedere eventualmente se dovesse trovare accoglimento questo emendamento, quindi ingresso, insomma accoglimento. Ci può essere dibattito, cioè possiamo eventualmente esprimerci sul sì o sul no? Che devono essere votati prima dell'emendamento stesso. E questo è il punto. Vabbè. Votato prima dell'emendamento, prima del punto. Quindi in base a questo articolo un altro emendamento non può essere assessore. Dico, prego. Il silenzio assenso, allora va bene, lo prendo per buono. Voglio dire una cosa ai signori consiglieri, cioè io sarei disponibilissimo ad accogliere modifiche. Noi questo regolamento, e l'ufficio mi ha aiutato in tal senso, lo avevamo adattato alle peculiarità della regione siciliana, che è una regione a statuto autonomo, che ha deliberato da decenni in materia di beni culturali. E noi avevamo modificato questo regolamento per adattarlo alla nostra situazione, ad esempio espungendo la figura del rappresentante del Ministero, del commissario, del rappresentante della commissione componente, un funzionario scientifico esperto della materia, cosa su cui voteremo in seguito. E quindi avevamo fatto questa bozza, e questo è un refuso, il fatto del consigliere, perché è il sindaco o un suo delegato che presiede la commissione. Questo è quello che dite voi, significa che bisognerebbe integrare la commissione, ed è una cosa diversa, quindi in ogni caso non c'entra con questo emendamento che è stato approvato. Però io voglio raccomandare al Consiglio, noi possiamo fare la prova, possiamo fare tutte le modifiche che vogliamo,
però rischiamo che questo regolamento approvato dal Consiglio Comunale vada a Roma e venga respinto. Perché? Perché noi lo avevamo fatto, e io questo posso anche metterlo agli atti, trasmettendo la bozza del regolamento come vedevamo noi per Vittoria e la regione siciliana, perché quello che, per esempio, in un regolamento del genere, perché non dobbiamo mettere un rappresentante della sovrintendenza ai beni culturali della provincia di Ragusa? Noi l'avevamo fatto, l'avevamo modificato e avevamo mandato con una mail, con la PEC, la bozza del regolamento. In data 22 settembre 2023 alle 21:14 il presidente dell'Europassione dice: spettabile amministrazione comunale, a seguito della verifica fatta sulla bozza di delibere di regolamento da voi inviati, abbiamo riscontrato delle difformità rispetto agli originali trasmessi. Vi ricordiamo che l'adozione del registro delle eredità immateriali è stato concordato come da indirizzo tecnico scientifico dalla dottoressa Patrizia Nardi e da confronto della stessa e della presidenza di Europassione per l'Italia con la direzione dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, che ha confermato la partecipazione e la collaborazione al progetto. Pertanto, come già comunicato, vi invitiamo ad apportare le modifiche esclusivamente nelle parti segnate in giallo. Quindi possiamo... Sì, ed è questa che vi stiamo portando stasera. Quella che vi abbiamo... Ce l'hanno indicato loro nelle parti e noi l'abbiamo calate in questo regolamento che vi stiamo presentando. Noi possiamo fare tutte le modifiche, io ripeto, sarei il primo a proporre la presenza della sovrintendenza e a cancellare la presenza del rappresentante del Ministero dei Beni Culturali, però questo regolamento viene bocciato. Quindi ecco perché ho chiesto di parlare prima, in modo che il Consiglio sappia che più modifiche che facciamo, più probabilità ci sono che questo regolamento venga... Certo, perché questa è difforme. È questo, quello che vi abbiamo presentato. Quello che vi abbiamo presentato. Sì, ed è quello che vi abbiamo presentato. Noi l'avevamo fatto diverso. Non era questo il regolamento che vi potevamo. Per esempio... Sì, io... No, purtroppo è una presa d'atto per la quale, ripeto, io non sono d'accordo, perché è assurdo che nella commissione che noi stiamo per nominare ci sia il rappresentante del Ministero e non ci sia il rappresentante della regione siciliana, che è quella che ha, diciamo, la potestà primaria, non secondaria, ha potestà primaria in materia di beni culturali. Però, ripeto, ci siamo trovati di fronte a questa... Quindi nella commissione, per me, si potrebbe mettere un componente di maggioranza e di minoranza, anche si tratta di cose culturali, non di cose politiche, però nulla osta. Non prevedeva i margini? No, non ci sono, la commissione è questa, la commissione è composta da 5 membri appositamente nominati dal sindaco, quello che ha letto la Presidente e che non possiamo modificare. No. Cioè, questo è il problema. Io mi sento di dire questo. Noi approviamolo questo regolamento. Siamo sempre liberi in un secondo momento di apportare delle piccole modifiche, che se vediamo come va, vediamo l'accoglienza, vediamo quello che riusciamo a fare per il registro delle eredità materiali con il contributo di tutti. Nel caso in cui ci accorgiamo che ci sono cose che non vanno, allora lo porremo all'attenzione dell'Europassione, perché sono poi 30 comuni in cui si fa la rappresentazione sacra, che però dettano legge. Ripeto, io ci siamo trovati con l'ufficio di fronte a questo muro è assurdo che nella commissione ci debba essere, come leggeremo, un funzionario scientifico nominato dal Ministero. È una cosa che non ha né capo né coda, onestamente ve lo dico.
Presidente, se posso. Prego. Sì, allora no, per annunciare che non presenteremo l'emendamento, però vorremmo un impegno anche informale da parte dell'amministrazione, che seppur non formalmente coinvolti, i rappresentanti delle opposizioni vengano comunque in qualche modo, ecco, coinvolti in quello che è, diciamo, la stesura di questo registro, comunque di quelle che sono l'oggetto. L'accoglimento delle proposte. Perfetto, per perfetto, c'è, grazie. La commissione, il consiglio ha potestà primaria, perché c'è la commissione cultura che esaminerà i progetti, che, e poi ci sarà. Va bene, va bene, va bene. Non va bene. C'è alcun interesse. No, no, no. Ma proprio, ma guardi, guardi che è proprio per quello era il concetto, proprio per quello era, diciamo, la ratio che della modifica non era mettere una bandierina, era condividere percorsi, ecco. Sì, e questo sarà fatto tramite la commissione cultura, che è lo strumento del consiglio per bene, andiamo avanti con l'articolo 8. Della commissione componente di diritto il sindaco, un suo delegato. Della commissione componente un funzionario scientifico esperto della materia di cui trattasi, proveniente dall'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura, indicato dal direttore dell'istituto stesso al sindaco, che provvederà alla nomina. Della commissione componente la responsabilità del coordinamento tecnico-scientifico della rete dei sindaci della città, delle manifestazioni e dei riti della Settimana Santa di Europassione per l'Italia. Ai componenti della commissione eredità immateriale locale del Comune di Vittoria non sarà corrisposto alcun compenso. Votiamo quindi per l'articolo 8 così come è emendato. Prego, segretario. Argentino. Sì. Artini. Sì. Avola. Biondo. Campailla. Cannata. Cannizzo. Sì. Dieli. Fiore. Sì. Gravina. Greco. Assente. Jaguez. Mascolino. Assente. Nicastro. Sì. Noto. Pelligra. Prelati. Sì. Romano. Sì. Salemi Roberta. Sì. Scuderi. Sì. Sigia. Sì. Speranza. Assente. Vinci Guerra. Sì. Zorzi. Io ho sentito 1, 2, 3. 21 favorevoli. L'articolo 8 così come emendato viene approvato. Votiamo per l'articolo 8 bis, che è un altro emendamento e quindi viene aggiunto all'articolo 8. La commissione dura in carica tanto quanto la sindacatura. Quindi viene aggiunto al regolamento l'articolo 8 bis. Prego, segretario, se non ci sono osservazioni all'articolo 8 bis, prego. Sì, presidente, no, solo per capire, anche questo rientra nell'impalcatura generale dettata dal Ministero? No, questo l'abbiamo. Questo l'avete aggiunto voi? L'abbiamo aggiunto, no. Quindi quello che proponete voi, diciamo, si può aggiungere, quello che proponiamo noi è meglio di no, insomma. Cioè, questo è il concetto, mi sembra di capire, no? Mi sembra di capire che in sintesi. Era stata la commissione anche. Sì, sì. Dicendo, però come lo fa la commissione lo può fare anche il consiglio comunale, ritengo, no? Anzi, a maggior ragione. Però va bene. Ho detto che possiamo. Registro. Grazie. Allora, se non ci sono altre osservazioni, non ci sono variazioni di numero in consiglio, mettiamo ai voti l'articolo 8 bis, l'emendamento. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Ora votiamo per l'articolo 8 bis, se non ci sono osservazioni. Ma l'abbiamo fatto una volta. No, l'emendamento. E l'articolo 8 bis in sé è l'emendamento.
Non esisteva, quindi non dobbiamo votare più. Bene. L'articolo 9. Okay. La commissione REI valuterà la proposta e comunicherà il proprio parere al dirigente competente. In caso di parere negativo circa l'iscrizione del bene nel registro, tale parere sarà comunicato ai proponenti con le relative motivazioni. In caso di parere positivo, il dirigente componente procederà con proprio motivato provvedimento all'iscrizione del bene immateriale nel libro corrispondente del registro e ne sarà data notizia ai soggetti proponenti. Votiamo per l'articolo 9. Se non ci sono osservazioni per l'articolo 9, chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. L'articolo 9 viene approvato. Articolo 10. Il REI e i relativi elenchi tematici di cui all'articolo 9 saranno pubblicati periodicamente e aggiornati sul sito web istituzionale del Comune di Vittoria e sul sito Vittoria Cultura, sui quali saranno resi disponibili l'elenco dei beni e delle eredità immateriali e per ognuno di essi la documentazione relativa, audio, video, fotografie, eccetera. Ci sono osservazioni? Allora, chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. L'articolo 10 viene approvato. Articolo 11. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale approvata dall'UNESCO il 17/10/2013, al decreto legislativo numero 42 del 22/01/2014 e alla specifica normativa di riferimento. Se non ci sono osservazioni, chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene. Presidente, scusi, può ripetere la data dell'UNESCO? Dell'UNESCO è 17/10/2013. A me risulta 2003, non vorrei che ci fosse un refuso. Sul sito della Regione leggo 2003, assessore. Lo sto vedendo adesso così, per caso. Cos'era? UNESCO? Non saprei. Cioè, anziché 2013, 2003. Sì. Beh, sì. Se si vuole accertare, ma così leggo. È 2003, allora bisogna fare un emendamento. E allora propongo di emendare il 2013 con 2003. Vabbè, ma è un refuso su una data, non credo che occorra fare un emendamento. 17/10/2013. Diventa 2003. Ottobre 2003. Esatto. Cioè, sarà un errore di battitura, non credo che bisogna. Se il segretario ritiene di non fare emendamenti, c'è il segretario, prego, segretario, dobbiamo fare emendamento. Che emendare? Una data? Abbiamo corretto etico in etica. Non abbiamo fatto. No, no, sto Dio, il segretario, sì, no, mi rivolgo al segretario. Quindi correggere lo mettiamo come annotazione in modo che viene corretto l'errore materiale. Okay. È all'articolo 11. È l'articolo 11. Articolo 11, sì. Vabbè, si fanno delle note. Ok. Allora l'articolo. No. Ora deve approvare. L'articolo 11, ancora dobbiamo votare per l'articolo 11. L'abbiamo votato e Prelati ha fatto presente che ce l'abbiamo detto e lo correggiamo come errore materiale. E allora come nota? La mettete voi la nota d'ufficio? Allora, quando facciamo il verbale mettiamo che è come una rettifica. Va bene. Ora votiamo per l'intero regolamento. Presidente, come emendato? Certo. Per le dichiarazioni di voto dico
Per dichiarazione di voto, chi vuole intervenire, sì. Ovvio. Prima della votazione. Ma se vuoi, non so se deve intervenire l'amministrazione, con qualche sua dei lavori, non lo so. L'altro provvedimento che sottoporremo, spero presto, all'attenzione della Commissione e poi del Consiglio sarà quello della fondazione del teatro, che sarà elaborata con una massima apertura e raccogliendo tutti i suggerimenti che potranno venire sia da coloro i quali stanno aderendo con la loro proposta, che hanno accettato la nostra proposta di finanziare la fondazione, sia naturalmente i consiglieri comunali. Quindi grazie preventivo per il vostro voto. Grazie assessore. Altro per dichiarazione di voto? Vinci Guerra. Sì, presidente, grazie. Ringrazio l'assessore Monello per la sua presenza e per la disponibilità manifestata. Ci auguriamo che di vederlo nuovamente in Consiglio Comunale anche per questioni che non attengono esplicitamente al suo assessorato. Io, Presidente, anticipo già da subito che il voto del mio gruppo sarà favorevole al regolamento, e questo perché credo che oggi, per quanto possa sembrare una mera dichiarazione di intenti, in realtà stiamo trattando un argomento che costituisce quella che è l'identità. Le tradizioni sono l'identità di un popolo, e questo oggi è ancora più importante perché mentre negli anni addietro quelle che erano le movimentazioni dei popoli e quindi delle relative culture erano più statiche, oggi lo scenario è completamente cambiato. Siamo nell'era del multiculturalismo spinto, che è un multiculturalismo che può certamente essere, è certamente una risorsa, ma che non deve fare dimenticare che ogni popolo ha la propria identità, ogni popolo ha la propria tradizione, ogni popolo ha la propria cultura, e questa rivendicazione non è un creare confini, ma è rivendicare l'appartenenza, e quindi dire quanto è bello sentirsi appartenente alla comunità vittoriese, alla comunità scoglittese, che hanno delle tradizioni, delle storie diverse dalle altre, anche dai comuni semplicemente limitrofi. Quindi è importante che su questo ci si interroghi, su questo si faccia quadrato in maniera positiva, ecco, ripeto, senza escludere nessuno, ma rivendicando le appartenenze. E per questo mi sembrava corretto, ci sembrava corretto che in questa costruzione dell'identità fossero partecipi tutte le forze di una comunità cittadina, perché indubbiamente l'etichettare, e sono sicuro che da questo punto di vista l'impegno dell'assessore Monello sarà poi tradotto in atti concreti, l'etichettare le tradizioni, il patrimonio immateriale di una comunità come un patrimonio che possa avere in un determinato momento storico una primogenitura politica, non è quello che ci serve. Quello che ci serve è sentirci orgogliosi di appartenere a questa comunità che ha delle tradizioni e che ha un'identità ben precisa, e che questo venga costruito in un percorso comune, collettivo, da lasciare in eredità alle nuove generazioni, affinché anche loro continuino questo
questo percorso di difesa, di rivendicazione e di identità. Quindi noi saremo favorevoli e sono certo che questo strumento andrà in questa auspicata direzione. Grazie. Grazie. Prego, Biondo. Presidente, ovviamente noi prendiamo atto, dopo aver letto analiticamente questo regolamento, che insomma, il registro dei beni immateriali è diciamo uno strumento datato. L'Unione Europea lo mette a disposizione già dal 2003 fino ad oggi. Finalmente anche Vittoria oggi, ecco, il passo avanti si allinea con questa cultura. Mi scusi, consigliere, un attimo, consigliere. Sì. Sì. Dichiarazione di voto. Ma mettetevi d'accordo, io no. E chi è il capogruppo del gruppo misto? Però, presidente, mi scusi, il consigliere Greco era fuori. Ho iniziato a parlare del consigliere Biondo, io non lo so. Voglio dire, mettetevi d'accordo voi. Non ne abbiamo fatti interventi per il, come si chiama? Vabbè, ma Marco, ma sei stato fuori a farti i fatti tuoi tutto il tempo. Consigliere Biondo. Consigliere Biondo. No, presidente, è la verità. Cioè, sei consigliere Greco. Beh, voglio dire, eri fuori, ti sei materializzato a proposito di beni immateriali. Consigliere Greco, adesso ritengo ormai che il consigliere immateriale. Consigliere Biondo, è mi scusi. Bene immateriale. Ritengo ormai che il consigliere Biondo sta parlando, la facciamo parlare e facciamo finta. Però se volete, no, scusi, se volete. Prego, io consigliere Biondo. Mi siedo, prego. Perché non è importante in questo momento, cioè voglio dire, fare. Si è materializzato. Sì, no, ma rispetto cosa? Consigliere Biondo, per favore, si rivolga al presidente. La faccio, prego, fare al consigliere Greco, grazie. Noto. Consiglieri, prego, consigliere Biondo. Prego. Grazie, signora Presidente, amministrazione comunali. Scusate, consiglieri, c'è un consigliere che sta parlando. Ma è possibile? Prego, consigliera No. Continuo a ringraziarla, signora Presidente. Consigliere Sigia. A parlare. Allora, questa sera ci accingiamo a votare il regolamento dei beni immateriali della nostra città. Ringrazio l'amministrazione comunale per aver proposto questo regolamento che appunto salvaguardia quelle che sono la nostra identità, la nostra cultura, le nostre tradizioni. E noto con immenso piacere che è un regolamento che viene condiviso da tutto il Consiglio Comunale, e queste sono le cose sempre che mi fanno stare bene e che, come dire, mi rendo conto che quando vengono proposte regolamenti, mozioni, atti che riguarda tutta la nostra comunità, il Consiglio Comunale vota compatto. Mi rendo conto che questo è importantissimo, perché in una società multiculturale, multirazziale come quella che noi stiamo vivendo, sicuramente salvaguardare le tradizioni, la cultura, l'identità della nostra città è veramente importante, perché dobbiamo lasciare ai nostri giovani quello che noi siamo stati, quello da cui noi veniamo. Per cui voterò, il gruppo Sud Chiama Nord voterà favorevole a questo emendamento. Grazie ancora. Grazie. Artini. Grazie, signor Presidente. Io, colleghi consiglieri d'amministrazione, io quello che si sta votando questa sera è un regolamento importante, anche per un buon lavoro che ha fatto l'onorevole Monello,
che vediamo e vengono portate oggi un atto così importante per la città, se parliamo di una cultura che giustamente noi lasceremo ai nostri figli. Mi dispiace per la polemica che stava per nascere, perché è giusto che, insomma, caro Presidente, le voglio dire che un capogruppo, se poi parla qualcuno del gruppo, io può parlare anche in romano, poi dopodiché io come capogruppo, se non ho dato la mia disponibilità, non voglio entrare nella polemica. Guarda, è anche vero che dobbiamo dire anche le cose come stanno. In quanto noi a questo regolamento, come Movimento per l'Autonomia, sarà votato favorevolmente. Grazie per il lavoro che avete svolto. Grazie, ci Presidente. Sono altri interventi, sì. Prelati. Argentino vuole intervenire? Grazie Prelati. Presidente, per esprimere il voto favorevole del gruppo Lista Iello e per sottolineare ancora una volta l'importanza di questi... Di consiglieri, questo... per favore, non sento niente di qua. Prego, consigliere Prelati. Di questo regolamento che appunto va a codificare questo registro, perché Vittoria è diventata da poco l'ottava città della Sicilia. Lo dico perché fra tutti i comuni che sono nati nei primi anni del 1600, Vittoria è l'unica città che ha avuto un'evoluzione in termini di crescita di popolazione, e quindi questo evidentemente è dovuto alla vivacità del popolo vittoriese, alle attrattive del nostro territorio, che è unica all'interno del panorama siciliano. Cioè, ci sono tantissimi comuni che, pur essendo nati addirittura anche 100 anni prima di Vittoria, hanno visto se non ridotto o una crescita in percentuali minima rispetto a Vittoria, che continua a crescere. E quindi in questa crescita, e quindi anche nella presenza, considerata la scarsa natalità che ormai di cui soffrono tutti i comuni d'Italia, evidentemente è dovuta anche alla presenza di persone, di cittadini, di nuovi cittadini che non provengono, che non sono quindi autoctoni e nati a Vittoria. E quindi questo avvalora ancora di più l'importanza di avere un registro dei beni immateriali, proprio perché la necessità di mantenere e di impedire l'oblio rispetto alle nostre tradizioni, di ogni tipologia che si siano, diventa ancora più importante e più pregnante. Quindi il voto sarà favorevole. Grazie. Ci sono altri per dichiarazione di voto? No. Bene, anche io voglio ringraziare l'assessore Monello, l'amministrazione comunale, per aver portato avanti questo registro, visto che è stato istituito nel 2003, e faccio i complimenti anche al Consiglio Comunale, perché stasera, insomma, all'unanimità si è capito che bisogna conservare le nostre tradizioni, e mi auguro che anche in futuro su atti importanti ci sia una convergenza del Consiglio Comunale. Prego, ora votiamo per l'intero atto così come emendato, l'intero regolamento così come emendato. Prego, segretario, perché sono entrati in aula la Mascolino. Ok. Argentino? Sì. Artini? Avola? Biondo? Favorevole. Campailla? Favorevole. Cannata? Sì. Cannizzo? Favorevole. Dieli? Sì. Fiore? Sì. Gravina? Sì. Greco? Sì. Iaguez? Sì. Mascolino? Sì. Nicastro? Favorevole. Noto? Favorevole. Pelligra? Sì. Prelati? Romano, sì. Salemi Roberta, sì. Scuderi, sì. Sigia, sì. Speranza, assente, Vinci Guerra, sì. Zorzi, sì. Ok, unanimità dei presenti, un solo assente, quindi 23 voti favorevoli. 23 voti favorevoli, il regolamento viene approvato.
Bene, passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A del decreto legislativo 267 del 2000, afferente alla corresponsione di somme in favore al signor Gangarossa Filippo e del procuratore distrattuario in virtù della sentenza 240 del 2023 pronunciato dal giudice di pace di Vittoria sinistro del 14/02/2022. Prego, dirigente. Buonasera, l'atto che viene proposto al Consiglio Comunale è un riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di una sentenza del giudice di pace, la sentenza della 240 del 2023, e quindi stiamo parlando di un debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del testo unico. Il signor Gangarossa Filippo, assistito dall'avvocato Schininà, ha avuto appunto un incidente d'auto e ha chiesto un risarcimento per danni materiali subiti per l'ammontare di 2.806 euro, portando anche a testimonanza le fatture e la documentazione del sinistro avuto. La domanda è stata ritenuta fondata da parte del giudice, nonostante la produzione di documenti a discolpa da parte dell'ente in merito appunto alla buca che risultava visibile, purtuttavia il giudice di pace ha condannato l'ente al risarcimento dell'ammontare richiesto, cioè di 2.806 euro, oltre a spese che ha liquidato in 934 euro, oltre IVA e CPA, per un totale complessivo di riconoscimento e debito fuori bilancio di 4.532,07. Sì, Presidente, no, mi sto ponendo una domanda, ma questo, cioè l'amministrazione se lo pone il problema di chi lo deve votare questo atto o si vuole sempre rimettere tutto così alla valutazione, alla responsabilità, a rose e fiori? Io dico, cioè io scusate, quando facevo il consiglio di maggioranza il mio sindaco mi imponeva, visto che avevo assunto una responsabilità elettorale nei confronti della città, di presenziare quando c'erano gli atti che dovevano essere portati avanti dalla maggioranza consiliare. Dove sono? Allora, io non voglio, allora, guardate, non voglio fare polemica, non voglio essere ridondante su, vice sindaco, poi lei parla quando finisco io, cortesemente. Non voglio essere ridondante, però non si può pretendere che questa opposizione faccia, che ci dobbiamo alzare, che fa, cioè io veramente sono in difficoltà veramente, perché noi dobbiamo fare il nostro ruolo, non si può pretendere che noi si faccia il ruolo che non ci compete. Cortesemente, o chiedete una sospensione, fate qualche chiamata a casa, non lo so, perché io francamente c'è un atteggiamento di menefreghismo e di responsabilità nei confronti della città da parte vostra, che avete assunto l'onere e l'onore di governare la città e ve ne state infischiando altamente. Bene, consigliere Artini, mi scusi, la maggior consigliere Vinciguerra, mi scusi, ma sì, allora no, io ritengo questo, scusate, a prescindere la maggioranza o l'opposizione, siamo in aula, gli atti vanno votati perché sono riconosciuti i debiti fuori bilancio da sentenze, è anche vero che l'opposizione dice lo dobbiamo votare noi. Ma questa è la situazione, avete ragione. Quindi io direi questo, di mettere ai voti il debito fuori bilancio, perché già ce li trasciniamo da tanto tempo. Presidente, prego, prego. Solo un intervento rispetto a quello che ha detto. Non ha torto, però il consiglio viene chiamato a responsabilità. Sì, io semplicemente tengo a precisare ancora una volta che a questo punto tutti i consiglieri che non si riconoscono, come dire, nella linea dell'amministrazione comunale, e tecnicamente adesso sono costretti ad uscire
dall'Aula, perché esprimere un voto anche semplicemente di astensione, non per forza contraria, perché il debito fuori bilancio va votato, perché 194 va votato, per cui, ma la questione dell'assunzione di responsabilità del voto favorevole al debito fuori bilancio è una questione che va ricondotta a un, come dire, a un significato politico, e deve essere la maggioranza consiliare che deve riuscire conquistare questo voto in aula anche dell'opposizione. Questo concetto qui non è mai stato nemmeno adombrato, per cui quindi noi a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo uscire dall'aula per fare un favore alla città, sia chiaro. Quindi se noi usciamo dall'aula lo facciamo perché nell'interesse della città, diversamente ovviamente c'è un problema chiaro, perché il nostro voto, il mio personalmente, non potrebbe andare oltre l'astensione per le note questioni politiche che hanno interessato gli ultimi 2 anni la città, e quindi siamo in questa situazione. Quindi diteci voi, facciamo una sospensione, facciamo qualcosa che ci consenta di avere un voto concertato in questo Consiglio Comunale, perché non è possibile che qui l'uno se ne infischia dell'altro. Consigliere Greco, mi sta chiedendo 5 minuti di sospensione. Presidente, mi scusi Presidente, posso? Un attimo. Ho fatto una domanda al consigliere Greco. Bene, allora, consigliere Greco mi ha chiesto 5 minuti. Non sono io, non ho l'onere di chiederle 5 minuti. Perfetto, prego Biondo, Nicastro e Prelati. Sì, Presidente. Non c'era prima Biondo? Grazie. Prelati. Sì, era ancora prima di Greco. La mia idea di debito fuori bilancio spiegata alla città, sono debiti da sentenza, la maggior parte che andremo a votare oggi scaturiscono da fatti occorsi anche prima che questa amministrazione entrasse in causa. Probabilmente alcuni che abbiamo già votato e per i quali ci siamo assunti la responsabilità appartenevano alle amministrazioni, per esempio, dei quali ad esempio oggi Fratelli d'Italia si trova all'opposizione. Detto questo, dico interventi di lana caprina, scusatemi il termine, perché ogni consiglio comunale si utilizzano modi e tempi, giustamente il ruolo dell'opposizione, poi ognuno interpreta il ruolo dell'opposizione come meglio crede. Se per voi fare opposizione significa additare e fare ostruzionismo, continuate a farlo. Se per voi fare opposizione durante i debiti fuori bilancio significa uscire dall'aula, uscite. Se vi volete invece assumere la responsabilità di bocciare il debito fuori bilancio perché non lo riconoscete, fatelo, ma noi vi lasciamo liberi di fare quello che volete, perché è il vostro compito, è il vostro ruolo, siete stati eletti per questo, quindi nessuno mai vi ha chiesto favori di voto o di restare in aula o meno di uscire. Quindi ognuno risponde delle proprie azioni rispetto a questa natura, rispetto a questi atti, e direi di smetterla, insomma, di far credere che questa città non è più governabile perché mancano alcuni numeri in consiglio comunale, perché non è così. Quindi direi ai consiglieri che se vogliono bocciare, in questo caso con il voto astenuto, i debiti fuori bilancio, si assumeranno loro la responsabilità. Quindi al contrario, noi ci sentiamo sereni rispetto a quello che abbiamo fatto e stiamo facendo fino a questo momento. Quindi non creiamo falsi allarmismi, ognuno ha il proprio modo di intendere il consigliere di maggioranza, altri hanno il proprio modo di intendere il consigliere di opposizione, ma su questo tipo di argomento direi che in 10 minuti possono essere esitati gli atti e che finalmente i signori qua in oggetto possano vedersi riconosciuti quei diritti che aspettano da così tanto tempo. E questa è la cosa
che importa, oppure importa il giudizio di ottemperanza e rischiare che ancora l'ente venga condannato a spese processuali. Decidete voi quello che volete fare. Vogliamo dare le risposte ai cittadini? Votate, non votate, uscite, fate quello che volete. Noi siamo qua pronti a riconoscere le spettanze. Voi fate quello che volete, come ogni volta. Grazie. Grazie signora Presidente, colleghi consiglieri, amministrazione comunale, signora segretaria. Presidente, io ricordo quando fui eletto consigliere comunale nel 2016 durante l'amministrazione Moscato, quando c'erano debiti fuori bilancio, tra l'altro debiti fuori bilancio che hanno una sentenza se non erro, quindi il giudice ha già diciamo, emanato sentenza, si votavano i debiti fuori bilancio senza approfittarne nel momento di cercare di creare l'aspetto politico o creare magari un caso politico, oppure sentirci dire che fanno l'opposizione in questo caso siccome la maggioranza non c'è, ma la maggioranza già non c'era da prima. Cioè maggioranza, qual è che di nuovo siamo diventati maggioranza? A me non mi risulta ancora che c'è di nuovo la maggioranza, tant'è che qualcuno si è pure alzato, voglio dire, quindi non ci risulta che c'è sta maggioranza. Quindi voglio dire, qui non è un argomento politico che dobbiamo trattare, non è un regolamento politico che dobbiamo trattare, non è una mozione, non è una mozione di indirizzo per il futuro della città, un argomento futuristico politico per la città di Vittoria. Ci sono dei debiti fuori bilancio che sono già, tra l'altro, ripeto, c'è il giudice che ha già emesso sentenza. Il debito fuori bilancio. Io non credo che un consigliere comunale, anche se ha potere decisionale nel proprio voto, nel poter esprimere il proprio voto, possa avere, diciamo, quel potere di sovrastare addirittura una sentenza emessa dal giudice. Il consigliere comunale, a mio avviso, quando c'è un debito fuori bilancio che è già sentenziato, non va a votare. È chiaro che se c'è una maggioranza si può anche astenere, per carità, ma non è un aspetto, non si può far passare un messaggio che i debiti fuori bilancio adesso sono un aspetto politico. Io voglio ricordare, come poc'anzi ha detto la collega Biondo, ci sono dei cittadini che aspettano queste dovute somme. Il favore non lo facciamo a nessuno, non è un favore che si fa, nemmeno alla città si fa il favore, si fa precisamente si fa solo ed esclusivamente il proprio dovere, quello intanto di rispettare le sentenze. Tanto per cominciare si rispettano le sentenze, punto primo. Poi uno può fare, la può interpretare come meglio vuole, ma ci sono le sentenze che si rispettano. Non c'è neanche la possibilità, non vedo neanche io l'opportunità di fare una polemica inutile. Diamo una risposta tutti insieme. Questo consiglio comunale che si carica del buon senso e va avanti nella prosecuzione della votazione degli atti. Atti che, ripeto, sono già coperti da sentenza di un giudice, quindi cosa dobbiamo discutere quando già c'è un giudice che ha emanato sentenza? Poco da discutere, non facciamo una bella figura secondo me in questo caso se dobbiamo dividerci sulla diciamo, approvazione di questi atti. Ragione per cui io invito tutto il Consiglio Comunale a rientrare nei toni, andiamo avanti e diamo prova che questo Consiglio lavora per la città, punto. Grazie. Grazie Prelati. Grazie Presidente, io sarò lapidario perché è stato già detto ovviamente meglio di quanto avessi potuto fare io dai consiglieri Biondo e Nicastro. Io non ritengo che un debito fuori bilancio debba essere sostenuto dalla maggioranza. Cioè il debito fuori bilancio che è già stato stabilito da altri è sostenuto da se stesso, cioè è sostenuto dall'evento calamitoso o insomma negativo che è accaduto a quel cittadino, nella fattispecie da incidente stradale, ed è sostenuto dal giudice, non può essere sostenuto da una maggioranza politica. Cioè la politica cosa deve sostenere rispetto a una cosa che già si regge in piedi? Non ha bisogno di nessuna stampella. E vorrei pure ricordare che se
siamo questa sera 8 e non 9, perché poi di fatto manca solamente un consigliere comunale, non ne mancano 3, 4, 5, quindi non c'è questo abbandono politico da parte di qualcuno, manca un consigliere comunale rispetto ai nove che dovremmo essere, manca il consigliere Speranza, gli altri 8 siamo qua. E vorrei ricordare che saremmo stati 13 se 5 consiglieri comunali non avessero fatto il passaggio all'opposizione. Quindi è una cosa ormai risaputa, nota, sulla quale non mi pare che possiamo ritornare per fare polemica ogni qualvolta saremo in minor numero, perché ormai è un dato politico consolidato e che però non ci può impedire di portare avanti quegli atti necessari che sono importanti per i cittadini che attendono. No, prima vicepresidente. Vabbè. Grazie presidente. Signori consiglieri e amministrazione, io Presidente, guardi, non so da dove iniziare perché mi trovo veramente in difficoltà perché questa maggioranza, ex maggioranza, chiamatevi come volete, ancora non avete capito il ruolo che avete in questo Consiglio Comunale. Il mio capogruppo, Alfredo Vinci Guerra, prima ha lanciato un messaggio di apertura e voi, anziché stare zitti, anziché diciamo fare un mea culpa, anziché accogliere il messaggio del capogruppo, rilanciate accusando l'opposizione di atteggiamenti che non sono buoni, che non sono un atteggiamento costruttivo per gli atti di questo Consiglio Comunale. Ci sono delle regole in politica che vanno rispettate. Voi avete vinto le elezioni e quindi voi avete la responsabilità di amministrare e non c'entra niente, non è che prima perché il regolamento ve l'abbiamo votato presentato dall'assessore Monello siamo responsabili, è un'opposizione responsabile, dopo 5 minuti non lo diventa, non lo è. I cittadini che ci ascoltano devono capire che non è che noi non ci assumiamo le nostre responsabilità e non vogliamo che i debiti fuori bilancio vengano pagati e retribuiti alle persone per i danni che hanno subito e con le sentenze che ci sono. Ma è normale che questo Consiglio Comunale si deve assumere le sue responsabilità. E dove sono i consiglieri di maggioranza? Dove sono? Dovrebbero essere qui, ma i banchi sono vuoti, a sostenere gli atti amministrativi della loro amministrazione. Non possiamo essere noi la stampella per ogni cosa. Quindi noi saremo responsabili e saremo qui, ma sta di fatto che voi non lo siete. Grazie. Grazie Presidente. Allora, dobbiamo approvare dei debiti fuori bilancio. I debiti fuori bilancio, signora Presidente, non hanno niente di politico, sono degli atti dovuti. Atti dovuti che vanno votati su sentenza, sono tutti su sentenza del giudice. Sono esecutivi, sono su sentenza del giudice e che vanno a risarcire dei cittadini vittoriesi che hanno subito dei danni e dei sinistri a causa di situazioni per cui il comune è stato dichiarato colpevole e dobbiamo pagare. Quindi su questo non ci sono dubbi e moltissimi dei debiti fuori bilancio che abbiamo approvato sia questa sera che andremo ad approvare di recente, voglio ricordare che non appartengono sicuramente all'amministrazione Aiello, ma sono dei debiti che risalgono ad anni passati. Detto questo, io comunque apprezzo il consigliere Vinci Guerra che, voglio dire, parla di
comunicare, di dialogare, ma io mi auguro, consigliere Vinci Guerra, che almeno gli atti che hanno poco colore politico e quelli che sono veramente importanti per i cittadini, riusciamo a trovare la quadra e ad approvarli, al di là delle polemiche che spesso in questo Consiglio Comunale noi andiamo a fare. E ritengo che i debiti fuori bilancio, collega Scuderi, fanno parte di quegli atti che vanno comunque approvati. Sì, poi vogliamo dire che noi in questo momento, ex maggioranza, siamo in 9 e questa sera siamo 8. Se uno manca perché si trova magari per motivi di lavoro a Bologna, può essere, non lo so se è così, dico, ma noi siamo qua, siamo qua. Grazie signora Presidente. Grazie Presidente, amministratori, colleghi consiglieri. Io credo che qui ci sia un grossissimo equivoco. Cioè il discorso non è se dobbiamo votare o no i debiti fuori bilancio, perché credo che ciascuno di noi sia perfettamente in grado di valutare se il debito esecutivo, se vada votato, se dobbiamo pagare i debiti giustamente ai cittadini. E su questo, cioè nel merito degli atti, nessuno ha un dubbio, tanto che ci siamo posti il problema di come garantire che questi debiti passano. L'interrogativo è un altro. I consiglieri comunali eletti a rappresentare i cittadini devono essere presenti in aula oppure no? L'interrogativo che ha posto il nostro capogruppo è questo. La sollecitazione rispetto a chi si presenta in aula e magari se ne va prima, o la mancanza dall'aula per lo svolgimento dei lavori del Consiglio, io credo che sia un atto rilevante solo dal punto di vista politico. Cioè scelgo di uscire dall'aula quando a questa uscita dall'aula voglio assegnare un significato politico. L'uscita dall'aula perché mi si dia, perché ho fame, perché me ne devo andare, ritengo che non sia tra le opzioni contemplabili da parte di chi è stato eletto, e ritengo fuori luogo queste facce, perché non è che ce lo dobbiamo raccontare che c'è il nuovo corso, per cui nella misura in cui ci sono dei consiglieri comunali che un giorno si ritengono pro amministrazione e l'altro giorno voi ne prendete, e quindi ne raccogliamo positivamente il voto sfavorevole rispetto alla mozione di sfiducia, però oggi vi contate, siete sempre in 9, allora decidiamoci. Quei consiglieri comunali che hanno votato pro amministrazione sono maggioranza o sono opposizione? Credo che il quesito sia questo, e credo che comunque sia imbarazzante alle 20:53, quindi dopo appena un'ora e mezza dall'inizio del Consiglio Comunale, che la maggior parte dei colleghi siano andati a casa, qualunque sia la loro posizione. Grazie. Aveva chiesto di intervenire il vice sindaco. Grazie Presidente, signore e signori consiglieri, io non rientrerò a ragionare attorno a quello che è il debito fuori bilancio e il debito non fuori bilancio, però siccome ho sentito che questa sera pensano che qualcuno si debba assumere delle responsabilità, io credo che le responsabilità questa amministrazione comunale, il sindaco con tutta la compagine amministrativa, se l'assume fino in fondo, portando appunto per il funzionamento dell'ente, per il prosieguo dell'attività amministrativa che riguarderà non solo questi 3 anni che ci separano dalla fine della legislatura, ma riguarderà il futuro, lo esercitiamo questa responsabilità e questo senso di responsabilità portando gli atti in Consiglio Comunale. Dopodiché è chiaro che dobbiamo fare in modo che questi atti passino, e quindi ci sforziamo di chiedere a chi, i consiglieri comunali che dichiaratamente sostengono l'amministrazione comunale, di essere presenti. E non mi pare che in questa aula dei consiglieri che appartengono alla compagine che sostiene l'amministrazione comunale siano assenti, in quanto sono 8 su 9, ma
una defezione per motivi personali di lavoro, evidentemente ci può stare. Quindi da questo punto di vista credo che la polemica che si è innescata non sia rivolta né all'amministrazione comunale e neppure ai gruppi che sostengono l'amministrazione comunale che sono presenti. È evidente che la polemica è verso altri consiglieri comunali, dei quali ognuno si assume la responsabilità delle cose che fa. La responsabilità dell'amministrazione comunale è quella di rispettare tempi, modi e anche l'opportunità di portare all'attenzione di questo consiglio comunale degli atti. Atti che sono di natura politica, quando sono di natura politica, atti che sono non di natura tecnica ma di natura doverosa, nel momento in cui il ragionamento che ogni consigliere comunale, perché non sono chiamati a votare i debiti fuori bilancio solo i consiglieri comunali che sostengono l'amministrazione, ma ogni consigliere comunale si deve assumere sulla base dell'atto che si propone e che può essere un voto positivo o negativo, sapendo però che chiaramente, e questo lo sappiamo tutti, e credo che l'abbiano detto anche i consiglieri che hanno acceso in qualche modo la discussione su questo, sono quelli che non votare un debito fuori bilancio provoca un danno all'erario, provoca un danno al comune, quindi da questo punto di vista ci si assume la responsabilità senza dire che ci sono conseguenze personali, non mi interessa dire nulla di questo. Ma il dibattito attorno a questi debiti fuori bilancio non è altro che un dibattito rispetto a un atto che è doveroso approvare e riconoscere, perché comunque c'è una sentenza, perché comunque c'è un'autorità, l'autorità giudiziaria che ha dichiarato che questo debito esiste, e quindi da questo punto di vista il Consiglio è chiamato a riconoscerlo oppure no. Noi abbiamo fatto quanto era nella nostra possibilità, nella possibilità di un'amministrazione comunale che rispetta il Consiglio comunale perché è presente a garantire il dibattito attorno anche al merito di questi atti, garantendo con la presenza di 8 su 9 consiglieri i consiglieri comunali che evidentemente sostengono l'amministrazione comunale. Quindi mi dispiace che qualcuno pensi che l'amministrazione avrebbe dovuto fare chissà che cosa. Ogni consigliere comunale si esprimerà nel modo in cui si vuole esprimere. Chi vuole uscire ed è uscito, evidentemente ha manifestato una modalità di voto, o se n'è andato a casa perché aveva fame, ma si assumerà la responsabilità di quello che fa sulla base del fatto che è presente, vota in un modo, vota in un altro modo, che è assente, e quindi determina evidentemente una compagine, una votazione che è chiaramente diversificata. Quindi non accetto né la polemica, neppure la richiesta di assunzione di responsabilità, perché l'amministrazione ha portato il debito fuori bilancio in questo Consiglio Comunale, ha cercato di garantire con i consiglieri comunali che la sostengono quasi il 100% della presenza, quindi da questo punto di vista io credo che il Consiglio Comunale si debba determinare ognuno secondo la propria volontà, sapendo quali sono le conseguenze di un voto, le conseguenze di un altro voto o le conseguenze del fatto di uscire dall'Aula e non partecipare alla votazione. Bene, passiamo ai voti. Il punto 4, riconoscimento debito fuori bilancio, del signor Gangarossa Filippo. Argentino? Favorevole. Artini? Assente. Sì. Avola? Biondo? Favorevole. Campailla? Cannata? Astenuta. Cannizzo? Dieli? Assente. Fiore? Sì. Gravina? È assente. Gravina assente. Greco? Assente. Iaguez? Assente. Mascolino? Sì. Nicastro? Noto? Pelligra? Assente. Prelati? Sì. Romano? Assente, vero? Sallemi Roberta? Sì. Scuderi? Sigia? Speranza? Assente. Vinci Guerra? Zorzi? Favorevoli, il debito viene approvato.
C'era l'immediata esecutività dell'atto. Votiamo per l'immediata esecutività dell'atto. Argentino, Artini, assente. Avola, sì. Biondo, sì. Campailla, sì. Cannata, astenuta. Cannizzo, sì. Dieli, assente. Fiore, sì. Gravina, assente. Greco, assente. Iaguez, assente. Mascolino, Nicastro, Noto, Pelligra, assente. Prelati, favorevole. Romano, assente. Sallemi Roberta, Scuderi, Sigia, Speranza, assente. Vinci Guerra, Zorzi. Prego, consigliere Argentino. Sì, presidente, grazie. Buonasera, colleghi consiglieri. Io pomeriggio non ero in conferenza dei capigruppo. Intervengo per mozione d'ordine. Ho saputo che avete discusso di anticipare l'orario delle sedute del Consiglio Comunale alle 18. Sono pienamente d'accordo, quindi per questo motivo io purtroppo adesso devo abbandonare l'aula. Il cambio dell'ora solare poi. Ok, io adesso devo abbandonare l'aula, però l'ultimo ordine del giorno, l'ultima mozione è stata da me presentata a settembre per evitare che in caso di mia assenza questa si dia per ritirata. Vorrei chiedere la cortesia ai colleghi consiglieri di aggiornare poi il consiglio a data fissa quando si arriva alla trattazione della mia mozione. Il consiglio allora poi è libero di farlo o meno. Da ora, perché poi se non c'è il proponente non lo posso fare io. Quindi in questo caso sì, devo prelevare il punto. Allora chieda il prelievo e poi dica che si rinvia a data fissa, perché se lei se ne va, consigliere Argentino, che è la proponente, chi lo deve fare? Sì, no, le mie colleghe possono chiedere l'aggiornamento. Il problema è questo, c'è l'urgenza di approvare oggi i debiti fuori bilancio, per quello che io ho compreso. No, in questo caso, assessore, poi viene aggiornata tutta la seduta. Se ha detto 23. Ormai giovedì è convocato per le 19, i prossimi consigli saranno ore 18. Bene. Consigliere Argentino. Sì, infatti non è. Guardi, siccome un attimo prima che se ne vada, perché consigliere proponente, in caso di impedimento, può delegare con atto scritto da depositare entro l'apertura della discussione. Quindi consigliere Argentino, un attimo, il segretario che sta leggendo il regolamento.
Presidente, mentre il segretario si occupa di questa cosa, allora, potrei assumere un impegno dirimente. Siccome prima di quella della consigliera Argentino c'è la mia mozione sui Blea Acque, anch'essa presentata nella notte dei tempi, era il 5 settembre quando l'ho protocollata, ed effettivamente questa mozione va ampiamente emendata, perché ci sono 5 mesi di attività amministrativa di Blea Acque, tanto che avevo già preparato un emendamento da presentare. Se i colleghi eventualmente sono d'accordo, io posso assumermi l'impegno di chiedere il differimento anche per la trattazione della mia. Ok, perfetto. Sempre se i colleghi sono d'accordo, anche perché per la mia chiederò che venga invitata, insomma, a relazionare l'amministrazione comunale. No, il consigliere Argentino se ne va, siccome la prima è la sua, se lei chiede... Va bene, ok, consigliere Argentino, prego. Passiamo al punto 5, riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 C1 lettera A, decreto legislativo 267/2000, afferente alla corresponsione di somme in favore del signore Puccia Carmelo e del procuratore distrattuario in virtù della sentenza 167 del 2023 pronunciato dal giudice di pace di Vittoria sinistro del 16/01/2021. Prego, dirigente. Si tratta di un riconoscimento di debito fuori bilancio, ancora una volta su sentenza del giudice di pace, la sentenza era 167 del 2023, e quindi rientriamo nel campo dei debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del testo unico. Il signor Puccia Carmelo ha avuto un sinistro in data 16 gennaio 2021 per la presenza di una buca lungo lo statale Vittoria Scoglitti in corrispondenza del civico 128, e così risulta dal verbale della Polizia Municipale che è intervenuta sul luogo del sinistro. Il signor Puccia ha avanzato chiaramente una causa all'ente presso il giudice di pace. Il comune non si è costituito, quindi ne è stata dichiarata la contumacia. Il giudice di pace ha dato ragione all'attore, per cui ha condannato il comune alla somma di 372,70 a titolo di sorte capitale, oltre 300 euro per spese legali, oltre IVA, CPA, come per legge, per un totale complessivo da riconoscere a favore appunto dell'attore Puccia Carmelo per l'ammontare complessivo di 807,34 euro. Bene, ci sono interventi? Passiamo ai voti, segretario. Del punto 5, riconoscimento debito al signor Puccia Carmelo. Argentino, assente. Artini? Assente, sì. Avola, Biondo, Campailla, Cannata, astenuta, sì. Cannizzo, sì. Dieli, assente, Fiore, sì. Sì. Gravina, era assente, Gravina è assente, Greco è assente, Iaguez, Mascolino, Nigastro, Noto, Pelligra, Prelati, Romano, assente, Sellemi Roberta, Scuderi, Sigia, Speranza, assente, Vinci Guerra, Zorzi, Undici favorevoli, il debito viene approvato. Votiamo per l'immediata esecutibilità dell'atto, esecuzione dell'atto. Allora, per l'immediata esecutività, Argentino, assente. Artini, assente. Avola, Biondo,
Campailla, Cannata, Cannizzo, Dieli, assente, Fiore, sì. Gravina, assente, Greco, assente, Iaguez, assente, Mascolino, Nicastro, Noto, Pelligra, Prelati, Romano. Consigliere, scusate, non capiamo il voto. Romano, assente, Sallemi Roberta, Scuderi, Scuderi, astenuto, Sigia, Speranza, assente, Vinci Guerra, Zorzi, 11, l'immediata esecutività dell'atto non passa. Passiamo al punto 6, il riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A, decreto legislativo 267 del 2000, afferente alla corresponsione di somma a favore del signor Giardina Salvatore, in virtù della sentenza 506 del 2022 munita di formula esecutiva pronunciato dal giudice di pace di Vittoria e successivo atto di precetto protocollo generale 22.986 del 15.5.2023 sinistro dell'8.11.2021. Non mi sento neanche io, sento gli altri parlare. Prego, dirigente. Anche in questo caso stiamo parlando di una proposta di riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A, ovvero sulla scorta di una sentenza del giudice di pace di Vittoria, la sentenza è la 506 del 2022. Il signor Giardina Salvatore subì un sinistro l'8 novembre del 2021 per un'insidia stradale, conveniva il comune innanzi al giudice di pace, l'avvocato di parte, l'avvocato Eleonora Caruso. Il comune di Vittoria rimaneva contumace. La richiesta quindi del giudice di pace e spediti i mezzi istruttori veniva accolta e il comune viene condannato, comprensivo delle spese di giudizio che ammontano a 243 euro, viene condannato complessivamente a 563,17 euro. E poi forse è una cosa della polizia municipale. 17, o il sinistro dell'8-11-2021. 8-11-2021 è il sinistro. Qua è scritto. Sì, sì. Prego, segretario. Allora, Giardina. Argentino, assente, Artini, assente, Avola, Biondo, Campailla, Cannata, Cannizzo, Dieli, assente, Fiore, Gravina, assente, Greco, Iaguez, assente, Mascolino, Nicastro, Noto, Pelligra, assente, Prelati, Romano, assente, Sallemi Roberta, Scuderi, astenuto, Sigia, Speranza, assente, Vinci Guerra, Zorzi, favorevoli, il debito viene approvato, c'è l'immediata esecutività dell'atto. Prego, segretario.
Argentino assente, Artini assente, Avola, Biondo, Campailla, Cannata, Cannizzo, Dieli assente, Fiore, sì. Gravina assente, Greco, Iaguez assente, Mascolino, Nigastro, Noto, Pelligra assente, Prelati, Romano assente, Sallemi Roberta, Scuderi, Sigia, Speranza assente, Vinci Guerra, Zorzi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 favorevoli, l'immediata esecutività dell'atto non viene approvata, non passa. Passiamo al punto 7, il riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A, decreto legislativo 267 del 2000 afferente alla consigliera Biondo e Greco. Se vi mettete fuori. Ma come? Afferente alla corresponsione di somme in favore del signor Occhipinti Daniele in virtù della sentenza 280 del 2023 pronunciata dal giudice di pace di Vittoria e Sinistro del 29/11/2022. Prego. La proposta riguarda il riconoscimento di un debito fuori bilancio a seguito di una sentenza del giudice di pace, la sentenza è la 280 del 2023, quindi rientriamo anche in questo caso nella casistica dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267. In maniera particolare il lattore, il signor Occhipinti Daniele, che in data 29 novembre del 2022 con l'auto di sua proprietà subiva un sinistro a causa di una buca non segnalata e completamente coperta d'acqua in via Pozzo Bollente direzione Vittoria. Sul posto interveniva la Polizia Municipale che ha redatto apposito rapporto sull'accaduto e ha rilevato la presenza della buca. Il Comune è stato convocato in giudizio ma non si è costituito, per cui se ne è dichiarata la contumacia. Il giudice di pace ha istruito la causa che è stata decisa con sentenza di condanna dell'ente, che è stato condannato complessivamente all'ammontare della somma di euro 628,30 a titolo di sorte capitale, oltre 344 euro per spese legali, oltre IVA, CPA e spese generali. La somma complessiva da riconoscere ammonta a 1.136,09 euro. Prego, segretario, mettiamo i voti. Argentino assente, Artini assente, Avola, Biondo, Campailla, Cannata, Cannizzo, Dieli assente, Fiore, sì. Gravina assente, Greco, Iaguez assente, Mascolino, ha detto sì? Allora, Nigastro, Noto, Pelligra assente, Prelati, Romano assente, Sallemi Roberta, Scuderi, Sigia, Speranza assente, Vinci Guerra, Zorzi. Dieci favorevoli, il riconoscimento del debito passa. Votiamo per l'immediata esecutività dell'atto. Se non ci sono. È la stessa composizione. La stessa composizione. Se non ci sono osservazioni.
Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Loro sono... Ma voi, vabbè, facciamo... Dico... Voi siete contrari all'immediata... Astenuti, sempre dichiaratelo. Astenuti, 1, 2, 3, 4, 5 astenuti. 5 la Sigia, consigliere Greco, siede in aula, è astenuto. Sì, 6 astenuti. Sempre 10, l'immediata esecutività dell'atto non passa. Punto 8, riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 190, comma 1, lettera A, del decreto legislativo 267 del 2000, afferente alla corresponsione di somme in favore del signor Sciortino Adele, ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 133 del DPR 115 del 02 in virtù della sentenza 26 del 2022 munita di formula esecutiva e successivo atto di precetto protocollo generale 28.853 del 25/7/2022. Prego, dirigente. Sì, la proposta riguarda il riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del testo unico, in quanto appunto si tratta di una sentenza, la numero 26 del 2022, pronunciata contro il Comune di Vittoria per una richiesta di risarcimento danni. La richiesta veniva avanzata dalla signora Dieli Concetta attraverso il suo avvocato di fiducia, l'avvocato Salvatore Carpino, il quale invitava il Comune a voler risarcire danni fisici che risalgono al 25 settembre 2015, quando la figlia minore della signora Dieli Concetta, mentre si trovava ad attraversare una passerella con dei pannelli di vetro proprio qui vicino, nella zona laterale, lato destro dell'ex centrale elettrica, cadeva all'interno di questo, il pannello di vetro cedeva e quindi cadeva all'interno di un canale artificiale, procurandosi una serie di gravi lesioni e di tagli in varie parti del corpo. Sull'accaduto si sono pronunciati, ci sono relazioni che fanno riferimento al gennaio, il 21 gennaio, il 27 gennaio del 2016, sia da parte della direzione manutenzione sia da parte della polizia municipale, i quali chiaramente non ravvisavano elementi sufficienti, chiari, incontrovertibili in ordine alla responsabilità del Comune sul sinistro che era accaduto. Si incardinava chiaramente la causa e veniva nominato un medico locale per la verifica dei danni subiti dalla minore. Il CTU veniva nominato nella persona del dottor Vincenzo Ciria. E a seguito appunto della perizia, il Comune veniva condannato alla somma da risarcire per l'ammontare di 15.221,44. Complessivamente, comprensivi appunto di interessi e spese legali, la somma da riconoscere è pari a 22.784,25 a favore appunto dell'attrice oramai maggiorenne Sciortina Adele, nata a Vittoria il 17 ottobre del 2001 e residente in Via del Quarto. Quindi la somma da impegnare e da riconoscere è 22.784,25. Bene, ci sono interventi. Passiamo alla votazione del debito, del riconoscimento del debito. Argentino assente, Artini assente, Avola, Biondo, Campailla, Cannata, Cannizzo, Dieli assente, Fiore,
Gravina, assente. Greco, Iaguez, assente. Mascolino, Nigastro, Noto, Pelligra, assente. Prelati, Romano, assente. Sallemi Roberta, Scuderi, Sigia, Speranza, assente. Vinci Guerra, Zorzi, dieci favorevoli, il debito viene riconosciuto. Votiamo per l'immediata esecutività dell'atto. La stessa composizione, quindi astenuti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 favorevoli. L'immediata esecutività dell'atto non passa. Consigliere Cannati. Sì, Presidente, io chiedo il differimento per la trattazione della mozione a mia firma relativa di Iblea Acque ad altra seduta a data fissa e chiedo fin d'ora se sia possibile per quella data invitare l'amministrazione a relazionare sulla convenzione che è stata sottoscritta per la gestione del servizio idrico da parte del Comune di Vittoria, che ad oggi non è pubblicata sul sito istituzionale né del nostro ente né di Iblea Acque. So che l'assessore Campailla ha contattato l'amministratore unico di Iblea Acque, che ha assicurato che domani mattina questa convenzione sarà pubblicata sul sito, ma essendo stata sottoscritta almeno un mese fa, diciamo, ritengo che questo avrebbe dovuto essere fatto in automatico e senza la necessità di una preventiva richiesta. E, quindi chiedo al Consiglio Comunale di votare il rinvio a data fissa il 23 di ore 18 al Consiglio. Il rinvio della seduta, sì. Sì, del Consiglio Comunale. 23 ore 18. Votiamo per il rinvio del Consiglio Comunale a giorno 20 gennaio ore 18. 23 gennaio ore 18. Siete pregati però di non alzarvi, siamo in Argentino, assente. Artini, assente. Avola, Biondo, Campailla, Cannata, Cannizzo, Dieli, assente. Fiore, sì. Gravina, assente. Greco, sì. Iaguez, assente. Mascolino, Nigastro, favorevole. Noto, Pelligra, assente. Prelati, Romano, assente. Sallemi Roberta, sì. Scuderi, sì. Sigia, sì. Speranza, assente. Vinci Guerra, sì. Zorzi, sedici favorevoli, il consiglio è aggiornato a giorno 23 ore 18.